Ora il volley con Calzedonia che interrompe la sua striscia di vittorie consecutive in casa di Modena, che si impone con un netto 3-0. Mercoledì però l'impegno di Kopačev. Perdere con una grande fuori casa non è una cosa strana. La cosa che mi è dispiaciuto molto e che mi rammarica molto è che non ho visto la squadra che alleno. Non l'ho vista neanche vicino ai nostri standard, e questo era per, secondo me, per lo stato d'animo che abbiamo avuto dall'inizio. Non so se i ragazzi si sono messi troppa pressione da soli, perché si sapeva che l'opposto titolare non c'era e quindi magari era un'opportunità che per forza dovevamo portare a casa 3 punti, quindi si sono messi da soli questa pressione. Io di certo, né nessuno della società non gliel'ha messa, perché non aiuta assolutamente, ma adesso a dire che cosa è successo non lo so. Il fatto sta che quello che è successo in campo è una cosa che mi è dispiaciuto molto, perché se vogliamo pensare di fare le cose in grande, queste sono le opportunità dove dobbiamo giocare molto meglio. Sapevamo che qui giocare qui è un campo molto difficile, era tutto pieno, il pubblico era veramente gremito e il palazzetto era carico. Abbiamo un po' sentita, abbiamo iniziato un po' contratti, giocando punto a punto, ma avendo un po' di difficoltà nelle cose che di solito facciamo meglio. E questo poi l'abbiamo un po' pagata e ne hanno approfittato loro. È una tappa, è un passo falso, come ho detto, non dal punto di vista di risultato, ma dal punto di vista di approccio, che spero che ci faccia da scuola, da esperienza, che quando incontreremo nel futuro le squadre di questo spessore, magari anche in coppa, di viverla meglio, di approcciarla meglio e di poi esprimersi ai livelli migliori quando arriva il momento di farlo sul campo. Assolutamente sì, vabbè, partiamo tra 2 giorni, quindi abbiamo un'altra bella occasione, sappiamo che in CEV possiamo far bene, siamo ancora all'inizio, ma la squadra e il gruppo è carico. Grande vittoria.